momenti difficili dal punto di vista congiunturale, macroeconomico, ma anche proprio degli enti pubblici che hanno avuto una depauperazione progressiva dei finanziamenti, penso ai lavori pubblici, alle opere stradali e alla viabilità stradale, che a livello nazionale hanno un manco di 90 miliardi, che ovviamente poi si ripercuote in maniera proporzionata anche sui comuni. Grande disattenzione verso le case matte del territorio, l'interfaccia ultimo della politica tra il governo centrale, il governo regionale e i cittadini. Però purtroppo, diciamo, questa è la situazione con la quale ci siamo trovati a dover avere a che fare, ma ne siamo usciti alla grande. Abbiamo fatto cose che non erano mai state fatte, dall'abbattimento delle ecomostre di Roselle, che era 30 anni che se ne parlava e che finalmente è stato fatto, al rifacimento di oltre 140 strade, tanti eventi sportivi di caratura internazionale e tantissimi progetti a medio e lungo termine che ci hanno portato anche a essere tra le prime 10 città di capitale della cultura d'Italia. Esatto, e vi aspettavate questa scelta? Non ce lo aspettavamo, basti pensare che la precedente amministrazione non aveva nemmeno osato, non aveva nemmeno pensato di candidarsi e supportò Siena nell'anno 2015, per far capire come lontano fosse dall'immaginario collettivo dell'amministrazione grossetana e della popolazione grossetana l'ipotesi di valorizzazione culturale. Noi siamo andati anche oltre i confini del pregiudizio e siamo riusciti a ottenere grandi risultati. 3 anni e mezzo. Che succederà? Cosa farà? Nei prossimi 3 anni e mezzo il motivo principale per cui abbiamo fatto nell'arco di 3 mesi dall'inizio del secondo mandato, quindi in tempi record, che i cittadini non percepiscono, ma che sono grandi operazioni veramente faraoniche all'interno della struttura comunale, abbiamo riorganizzato, quindi abbiamo effettuato una macro organizzazione personale, mi sono ottenuto la delega personale per questo motivo, e anche dal punto di vista logistico ci siamo ristrutturati per percepire, per potenziare la capacità di percezione dei finanziamenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quei famosi 750 miliardi che per l'Italia sono oltre 230 e che sul nostro territorio comunale promettono di essere dai 114 ai 150 milioni di euro, di cui già oltre 30, dopo neanche 6 mesi dall'insediamento, sono già nelle nostre tasche sotto forma di riqualificazione di edifici scolastici e di altre innovazioni legate ai servizi educativi. Quindi una struttura che si è concentrata, che si è modellata attorno alla necessaria capacità incrementata di poter percepire questi finanziamenti, quindi migliorando l'ufficio progetti, migliorando l'ufficio bandi, l'ufficio gare, creando le sinergie con stakeholder della città per percepire meglio gli intendimenti delle attività di imprese. Noi crediamo nel mondo dell'imprenditoria e quindi adottiamo anche delle politiche di defiscalizzazione, di alleggerimento fiscale. E l'abbiamo visto anche per quanto riguarda alcune operazioni che avete fatto nel centro storico. Certamente, abbiamo nel centro storico fatto diverse operazioni di finanziamenti comunque sia, oppure di complementarietà nei confronti di alcune tassazioni, perché non si possono fare finanziamenti diretti.